Grosseto, sono le 6:20, 6:30 di mattina. Tra pochi giorni Christine partirà verso gli Stati Uniti, dove farà sentire la sua voce sul lago Salato durante la Speed Week. Tenteremo di fare un record del mondo con una motocicletta, appunto, che va a GPL. È una novità. L'anno scorso ci abbiamo provato, siamo andati bene, purtroppo è successo quello che è successo. Quest'anno abbiamo tutte le intenzioni di completare l'opera. Christine è una donna, ha un nome da donna, ma è veramente una donna, ci fa disperare per certe cose e ha il suo carattere, però inizio a sentire che ci vuole bene. L'altra notte, verso le 10 di sera, attacca la batteria, non funzionava più nulla e c'è stato un momento di non disperazione, ma di preoccupazione, sì. Dopo avergli fatto un discorsino e tutto il resto, do fuoco, mi ha fatto capire dove era il problema e tutto è ripartito come prima. E in questa occasione voglio ringraziare tutti gli sponsor che me ne sono scritti, perché avevo paura di dimenticare qualcuno, e sicuramente lo dimenticherò perché sono un casinista nato. Voglio iniziare dal vestiario, dai caschi LS2. Giuseppe e tutto il gruppo con Davide di LS2 ci supportano già dall'anno scorso, anche prima, oltre a livello finanziario. Hanno dato un nuovo casco, sempre in carbonio, molto bello, molto leggero, studiato con delle prese d'aria particolari per farci respirare di più nella condizione di Bondi. Revit, Speedy ETX con le tute, i guanti e gli stivali. Pachelo UBOT, Italo con l'orologio. Ora non ce l'ho perché stavo lavorando, ho finito di lavorare 3 minuti fa. Sono in sveglio da più o meno 50 ore, infatti si vedono le occhiaie. Comunque, Italo con i suoi orologi e la sua passione verso la velocità e i motori, Pachelo con i lubrificanti, Valentina è sempre splendida, è di una gentilezza strepitosa. QD, che dire, ci ha fatto uno scarico che sembra un EFA 2000, uno degli aerei che passa qui sopra tutti i giorni. Molto in titanio, molto bello, molto ben rifinito. Pirelli, che ci ha dato le gomme, siamo onorati di avere un nome italiano sulle gomme. Christine è rossa come Luna Rossa ed è la stessa sponsor che sostiene Luna Rossa. Nicola, moto abbigliamento. Ci ha dato di tutto per il team, di tutto, e non solo quello. Black Soul Coffee. Enrico è una persona inimitabile, perché gli è subito piaciuto con una telefonata il nostro progetto. Oltre a darci qualche spiccio, ci ha riempito di caffè. Tant'è vero che Rosaria ed Eleonora hanno pensato di far diventare il camper sul lago verso le 4, quando ormai i giochi sono fatti giornalmente. Faremo un bar lì e la chiameremo da Open Ice Dream, diventerà Open Ice Cream Coffee, e daremo il caffè italiano a tutti coloro che lo vorranno assaggiare. Olymp con i suoi integratori. Sono essenziali in condizioni di 50 gradi come sul lago. Midland con le sue telecamere che stiamo usando adesso, l'H9 e le ACB che sono fondamentali sul lago. MBE, Paola e Francesco ci supportano già ormai da anni in tutte quelle che sono le mie piccole follie. Fabrizio di Carbon Dream. Fabrizio è stato fighissimo perché lui non ha voluto manco il contratto a momenti. Mi fa, mandami le cose. Tanto so che se mi dici che vai sulla Luna, dico, penso che sei matto come un cavallo, però alla fine so che farai di tutto per andarci, quindi mi basta la tua parola. E siamo amici dall'uno quando non c'era nessuno e ne sono onorato d'esserlo. Motor Quality con le catene. Fratellino che ci sta portando adesso, sta arrivando da Follonica con
il cuvolino rialzato stile superbike della VRS e il pressometro per controllare le gomme. Chi ho dimenticato? Milano Optics, che ci ha creato degli occhiali artigianali spettacolari, sono di una bellezza veramente unica e ha fatto per noi delle lenti particolari per il riverbero sul lago. E poi c'è un'altra serie di persone che hanno lavorato, che non, hanno dato il tempo e il loro denaro e i loro sforzi. Francesco di Kentaurus. Brochure e tutto il resto sono opera sua. Federico Rizzo, che ha disegnato la carena. Eleonora, lasciamo stare, va dagli adesivi alle pennellate, ma ha dipinto la cassa con Nicolò, che ringrazio anche lui, che mi ha dato una mano nell'ultimo mese. È stato figo perché mio figliolo ha finito l'università, ha finito l'anno all'università, è venuto qua. Abbiamo lavorato insieme, lui mi ha detto: Babbo, ho visto crescere Christine piano piano, è figo perché prima era solo delle scatole di bulloni e fili e non c'era nulla, tanta roba l'abbiamo costruita insieme. Si è bruciato le mani con me, si è tagliato con me, e ora l'altro giorno l'abbiamo sentita in moto, era tutto emozionato, è bello anche perché è mio figliolo. Eleonora, come dicevo prima, hanno dipinto la cassa anche, hanno dipinto anche mezzo cortile, cioè gocce di rosso dappertutto. Spero che non passi un aereo e pensi che abbia scannato qualcuno. Alessio, col suo computer, la sua calma e la sua precisione in quello che è l'ingegnere del GPL, coadiuvato dall'ingegner capoturno, che poi conoscerete per bene. Roberto Cotugno non dorme mai. NeuroTV non dorme mai, e lui è il capo di NeuroTV e non dorme mai neanche lui. Sempre presente, sempre attivo ad aiutarci a distribuire, a crearci i video. Insieme a Moto.it, a Virgin Radio, Ringo, che ci sta seguendo e ci fa le piccole entrate nella radio, avremo delle dirette giorno per giorno, dei piccoli video con loro. BF, i ragazzi di BF Tappezzeria di Firenze, che ci hanno fatto la sella, sono arrivato là a Firenze all'8 e un quarto di mattina, gli ho detto che non sapevo neanche cosa devono fare, e a mezzogiorno sono andato via. Oh, sono arrivato a Firenze, Grosseto Firenze, in 1 ora e 5. Non dico niente perché sennò qui scatta l'arresto. Pierluigi di TP Design, che ci ha come sempre pronto, velocissimo, precisissimo. Ci ha verniciato il telaio senza dandoci veramente un sostegno economico anche. Carmania, che ha l'altra carrozzeria con Marco, che hanno dipinto la parte esterna della carrozzeria. Federico, che è responsabile, l'esperto, no? L'esperto della vetrolinese, anche lui è sempre pronto, ha lavorato il sabato e domenica per fare le modifiche e anche di notte. Plastio con la sua grafica, Limo con il sito. Chi dimentico? Non dimentico, boh, ci sono talmente tanta gente che ci manda messaggi, gente che non conosciamo. Poi io non sono molto per i social, faccio parte dei vecchi, della generazione che non c'è molto legato con i telefonini. Il mio telefonino, se ve lo faccio vedere, è un disastro, e c'ho anche quello nuovo, però guardate qua, riparazione con nastro americano. Comunque l'altro giorno mi sono bucato un dito con la punta, si è spaccata la punta, sono entrato dentro fino all'osso, c'ho il pezzetto di punta che mi ha portato via l'osso. Ho riparato il telefonino con nastro americano e anche il dito con nastro americano. Comunque fa parte dell'officina, sono stati mesi difficili, molto difficili, perché oltre alla parte burocratica, all'organizzazione con l'America, fatta con Rosaria, e a tempo non stop, c'è stata la preparazione della moto. Sono arrivato a 56 ore di continuo di lavoro in certi giorni. Sono stanco, però sono anche soddisfatto e contento per lo spirito che ha il team. È un gruppo di persone volonterose, è un gruppo di persone molto allegre. È un gruppo di persone che si sono unite,
con uno scopo che è quello di solo di partecipare a un evento, a un progetto, che non è il mio sogno, è diventato anche il loro sogno, o meglio, il loro progetto. Ci siamo resi conto già dall'anno scorso che insieme possiamo fare tanto. Questo è il messaggio, che voglio dire a tutti. Qualunque cosa abbiate in testa, cercate di condividerla. E spesso e volentieri troverete in quello che non vi pensate che vi possa aiutare, colui che vi aiuterà. Ciao a tutti. Io piango sempre, non so perché. Cioè, sarà l'età, boh, non lo so. Comunque, mi passa subito e mi ripiglio. Comunque spero che non faccia così schifo come penso. E se ho dimenticato qualcuno, mi scuso. Ah, Dox! Cazzo, Dox! Che mi chiama 100 volte al giorno per sapere come sto. Quelle sono le cose che fanno piacere. E i ragazzi di Lord Dubai, che nella loro chat, che mi sostengono continuamente con tutti, veramente tutti. Tanti, tanti, tanti ci stanno dietro, no, ci stanno vicino. Io spero di non deludervi e di essere all'altezza di quello che ognuno di voi si aspetta da me e da tutti noi. Ciao a tutti. Ci vediamo sul lago. Anche Rino saluto, Rino di Recycle, che ha dato un nome a Christine, a Pumarola in Goppa, non so io, è lui che l'ha fatto, o Pumarola in Goppa, come faccio ad andare sul lago e dire questo Pumarola in Goppa, all'americano, bah, ciao Rino.